Because I'm happy. Beh, certo, Serie B conquistata, prospettive importanti per il futuro. È normale essere felici, riprendendo il titolo della canzone di Pharrell Williams che ha fatto il giro del mondo. I tifosi della Salernitana hanno chiuso come meglio non potevano la stagione. Una coreografia straordinaria che a sua volta ha varcato i confini nazionali. Anche il prestigioso L'Equipe francese, una sorta di gazzetta dello sport d'Oltralpe, ha dedicato uno spazio sulla propria testata a questa festa granata. Una festa dunque felice e anche una partita vera in campo a fare da corollario, con la Salernitana che non ha regalato nulla alla casertana dell'ex Campilongo, che sperava di strappare una vittoria che avrebbe significato accesso ai playoff. Invece i falchetti rimangono fuori dagli spareggi per la B e possono solo mordersi le mani, visti gli investimenti corposi effettuati anche a gennaio, ma che non hanno fruttato quanto sperato. Ma è stata una giornata carica di emozioni, è stato ricordato, superando tutte le rivalità esistenti, il giovane tifoso della Nocerina Dario Ferrara. In curva sud è stato esposto uno striscione, così come è stata festa per il piccolo Armandino, il ragazzino di appena 6 anni di Salerno che è riuscito a sconfiggere il cancro. E poi festa ancora, senza scene hot, perché la pornostar Priscilla Salerno all'ultimo momento non è arrivata a deliziare il palato dei tifosi. Avrebbe dovuto portare con sé anche uno spogliarellista per la par condicio, ma comunque fa niente, tant'è, la festa c'è stata lo stesso alla grande, perché Salerno sul fronte calcio oggi è una città veramente happy.